Se lo avessi in campagna elettorale, il segno che passata la festa, campato lo santo, Napoli come trampolino per una campagna politica nazionale, è questo che serve? Un porto che oggi accoglie 1200 barche. Dal 1989 questo porto è diventato invisibile, non si vede più, e si parla di un altro porto sulla spiaggia. Perché? Qualcuno dovrebbe spiegare. Ma si parla di introiti fortissimi a livello economico, posti di lavoro, alberghi pieni, abbiamo già tantissime richieste, quindi insomma sarà un evento che porta solo vantaggi a questa città, e mi auguro anche ulteriori fondi da parte del governo per completare la bonifica di Bagnoli. Ma voi avete appoggiato De Magistris in campagna elettorale? L'abbiamo appoggiato sulla base di quello che ci ha detto, ovvero sia che Bagnoli Futura andava sciolta, che tutti gli affari che erano stati fatti sui fondi europei dovevano essere verificati. Adesso noi sappiamo che c'è un'indagine della Procura, dice che la Bagnoli Futura ha compiuto una truffa. Finché questa cosa non esce fuori non si deve vendere nulla. Voi avete tentato un confronto col sindaco sulla questione? L'abbiamo chiesto più volte, abbiamo parlato col vice sindaco Sodano prima dell'estate, abbiamo inviato la settimana scorsa una richiesta di un confronto pubblico in cui l'amministrazione fosse presente politicamente col sindaco, con i tecnici, con i documenti, e noi con la società civile, con i nostri documenti, i nostri tecnici, eccetera. C'è stato minimamente risposto.